La mia esperienza sull'Alzheimer ha inciso moltissimo perché essere a contatto diretto con le persone che contraggono questa malattia ti segna e ti dà anche un bagaglio che poi ti porti per tutta la vita. Quindi una volta eletta in Senato ho cercato di concretizzare in modo diverso delle iniziative che possono aiutare queste persone. Allora, sicuramente l'emergenza Covid ha posto l'attenzione su tutto quello che è il mondo della sanità e del sociale e quindi anche sulle persone che hanno malattie tipo quella dell'Alzheimer. L'attenzione ora è secondo me comunque un'attenzione massima perché sicuramente perché sono le persone più fragili e quindi anche con la pandemia si è capito che c'è bisogno di qualcosa di più verso questo mondo. Parlarne. La cosa migliore è continuare a parlarne, parlarne nei comuni, nei centri, nei borghi e anche nelle aule dove la politica insomma svolge la sua attività. Io personalmente continuo a parlarne con i colleghi, con persone che magari non hanno esperienze dirette su questa malattia, però ecco, continuando a parlarne e cercando di far capire la sofferenza che c'è anche dietro questo mondo, si ottengono dei piccoli risultati e la gente insomma comprende. Essere amico delle persone con demenza sicuramente vuol dire concretizzare delle iniziative a livello legislativo e quindi magari dei finanziamenti oppure dei progetti in modo che poi la rete delle associazioni sui territori possano svolgere il loro lavoro supportati ovviamente dalle istituzioni. E allora, la politica in questo momento ha già fatto qualcosa nell'ultima legge di bilancio con il finanziamento del Piano Nazionale delle Demenze. È un piccolo granellino che abbiamo messo, insomma, che però apre la strada per maggiori iniziative nel futuro e maggiori interessi da parte della politica per andare incontro alle persone che soffrono di questa malattia.